Ciao a tutti, oggi prepareremo il polpettone di tonno con pesto di rucola. Il tempo di preparazione della ricetta è di circa 30 minuti più il tempo di raffreddamento. Gli ingredienti per il polpettone sono acqua, tonno sott'olio sgocciolato, parmigiano grattugiato, pan grattato, uova, capperi e la scorza di limone. Per il pesto di rucola, rucola, olio evo, parmigiano e mandorle. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta preparando il pesto di rucola e mettendo momentaneamente da parte gli ingredienti per il polpettone. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale il parmigiano e le mandorle. Ed azionare il bimby per 20 secondi a velocità 10. Riunire sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungere la rucola che abbiamo lavato e asciugato. L'olio. Chiudere con il coperchio senza il misurino, posizionare la spatola ed azionare il bimby per un minuto a velocità 6 spatolando. Il pesto di rucola è pronto, mettere da parte. Senza lavare il boccale, mettere il tonno. La scorza di limone. I capperi. Le uova. Il parmigiano grattugiato, ed il pan grattato. Ed azionare il bimby per 50 secondi a velocità 5. Trasferire il composto in un foglio di carta da forno bagnato e strizzato. Chiudere e dare la forma di un polpettone. Chiudere i laterali. E posizionare all'interno del varoma. Senza lavare il boccale, mettere l'acqua. Chiudere con il coperchio senza il misurino, posizionare il varoma. Chiudere con il coperchio e cuocere per 25 minuti. Temperatura varoma, velocità 2. Il polpettone è cotto, lasciare raffreddare completamente, tagliare a fettine e servire con il pesto di rucola. Polpettone di tonno con pesto di rucola. Grazie e alla prossima ricetta!